Bentrovati per questo nuovo appuntamento di ore 15 in mia compagnia. Una puntata molto interessante, molto attuale, importantissima, perché parleremo dei test, dei kit, dei test sierologici, come orientarsi, come non orientarsi, ma soprattutto parleremo anche della cooperativa OSA, ovvero Operatori Sanitari Associati. Per parlare di tutto questo, ovviamente, in mia compagnia c'è Giuseppe Milanese, virologo e presidente proprio della cooperativa. Buongiorno, anzi buon pomeriggio, Giuseppe. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio, Innanzitutto, bentrovati. grazie mille per aver accettato il nostro invito. So che è un periodo, insomma, ormai abbastanza lungo, ma bello denso di lavoro, per cui grazie infinite. Grazie a voi dell'opportunità. Allora, i temi sono tanti, le domande sono tante, ma innanzitutto le vorrei chiedere, l'attività proprio della cooperativa, appunto OSA, Operatori Sanitari Associati, durante questa pandemia, durante questa emergenza, si è distinta da nord a sud, proprio in tutta quanta l'Italia, per una notevole azione di solidarietà sociale e anche di sussidiarietà al Sistema Nazionale Sanitario. Ci racconta che cosa è accaduto nelle zone rosse del Lazio, nel Bergamasco, che cosa avete fatto, qual è stato proprio il vostro ruolo? Il nostro ruolo è stato un po' quello di sempre, cioè noi nasciamo nell'89, nasciamo nell'85, ma nell'89 diciamo alcuni di noi, appunto io mi specializzavo in malattie infettive specifiche, io sono un infettivologo perché i virologi sono quelli che studiano il virus, gli infettivologi sono quelli che studiano la malattia. Questo per specificare anche che molte volte in televisione ascoltiamo gli uni parlare di qualcosa che riguarda gli altri, poi ci sono gli epidemiologi che studiano l'andamento della malattia, gli immunologi, il sistema immunitario. Questo è importante perché a volte, come io lo dico sempre, è come quando tu vai a portare la macchina dal meccanico, quello è il virologo per il motore, e gli chiedi che traffico ci sarà domani, quello è l'epidemiologo, per cui bisogna che ognuno di noi parli di quello per cui ha competenze. Allora, fatta questa specifica che riguarda anche il caos che a volte si genera nella comunicazione in questo paese, soprattutto quando noi medici parliamo tutti insieme e parliamo tutti di tutto, la nostra cooperativa nasce nell'89 affrontando il problema di allora che si chiamava AIDS, che non era meno grave di oggi dal punto di vista dell'impatto emotivo. Nasciamo sull'AIDS proprio perché alcuni di noi, osservando nei reparti i malati con AIDS, ci accorgemmo con la logica che guida di solito i ragazzi che vedono la verità, la vedono e la dicono. Io andai dal mio professore e dissi: guardi, professore, ma perché non facciamo l'assistenza domiciliare? Cioè, portiamo le persone a casa con AIDS, allora morivano in 2 mesi, e le assistiamo e dimostrammo che vivevano meglio, vivevano di più e costavano meno. Quindi nacque l'OSA, eravamo in tre nelle borgate di Roma e oggi siamo 4.100 tra medici, infermieri, fisioterapisti, assistenti sociali, assistenti domiciliari e persone di struttura. Noi abbiamo 200 persone che coordinano i servizi, lavoriamo in tante parti d'Italia, in 7 regioni, e appunto lavoriamo a Bergamo e con l'assistenza domiciliare, così come lavoriamo a Roma e in tutto il centro-sud, ad eccezione di Calabria e Campania. Cosa è successo? È successo che il 9 marzo abbiamo scoperto anche noi che si era in lockdown. Per fortuna, avendo questa esperienza, già dal 27 febbraio, in qualche modo ci eravamo allertati quando avevamo già saputo che questo virus girava per l'Italia. Noi abbiamo un'unità di gestione rischio con dei medici in direzione sanitaria che fanno solo quello, perché noi non combattiamo solo il Covid, combattiamo la tubercolosi, combattiamo le infezioni da Klebsiella. Quindi con le problematiche collegate a malattie infettive, noi ci mangiamo e dormiamo ogni giorno, per cui abbiamo subito fatto ciò che andava fatto, cioè procedure, subito ci siamo adoperati per trovare i mezzi di protezione, abbiamo chiuso le nostre RSA, perché gestiamo anche residenze chiuse, quindi i parenti non sono più entrati, gli operatori sono stati dedicati all'RSA, noi ne abbiamo in Lombardia come in Puglia. Abbiamo oggi, grazie a Dio, la possibilità di dire che nessuno dei nostri ospiti è diventato positivo e nessuno dei nostri assistenti. Per cui abbiamo combattuto in tutto questo. Combattendo in tutto questo, ci siamo trovati a Bergamo
osservando il disastro che stava avvenendo, per cui i nostri soci lavoratori di Bergamo, il nostro responsabile, come fa una cooperativa? Una cooperativa nasce su persone che hanno nella testa proprio il verbo cooperare, e quindi ci siamo chiesti cosa possiamo fare. E a Bergamo è venuta fuori la possibilità di costruire, di realizzare insieme ad Humanitas questi Covid hotel, dove le persone hanno potuto trascorrere il tempo di quarantena non nella propria famiglia, non in un ospedale, ma in questi hotel gestiti da noi e dalle altre cooperative lombarde, con cui ci siamo integrati, perché soprattutto oggi capiamo bene che questo paese o impara a cooperare, perché se continuiamo a competere basta, non ne veniamo fuori. Così poi nel Lazio ci siamo trovati allo Spallanzani con il dottor Vaglia, che è il direttore sanitario. Io ieri ero lì, ho avuto l'onore di essere lì col Presidente della Repubblica, perché nei primi giorni ci siamo trovati lì a dire: che possiamo fare? Avevamo dei camper qui dietro il banner dei bambini che sorridono, sono i bambini del progetto Non ti scordar di me, voluto da Papa Francesco, progetto voluto dal Papa per rendere sinergica l'azione delle cooperative, le parrocchie e gli ospedali. In questo caso col Bambin Gesù assistevamo i bambini nelle parrocchie romane di periferia. Abbiamo preso questi camper, ci siamo saliti sopra con i medici di medicina generale, anche loro elemento insostituibile di un territorio, quello che si chiama territorio, e siamo andati nelle zone rosse del Lazio a effettuare i tamponi, i test rapidi e i test sierologici, e quindi identificare i casi positivi, tracciarli, isolarli. E questo devo dire che nel Lazio è stata un'intuizione che l'assessore comunque ha avuto sin dall'inizio, cioè attaccare il virus. Il virus non va subito, va attaccato. È come il calcio: se ti difendi prendi gol, se invece attacchi e attacchi con una buona difesa, diciamo che la situazione può essere così. Quindi questo abbiamo fatto nel Lazio, così come in tutte le zone d'Italia. A Latina, per esempio, abbiamo aiutato i bambini, i nostri educatori li hanno educati a distanza. A Frosinone abbiamo portato la spesa con i nostri operatori sociali a casa degli anziani. Una cooperativa nasce dove c'è un bisogno, e per questo la risposta a questo bisogno diventa la vita stessa della cooperativa. Cioè, io sono un medico che ha lasciato, si è dimesso dall'università nel 2000, e sono grato a quella idea, anche quando noi eravamo assolutamente una piccola realtà, perché vivere in cooperativa e vivere la professione in cooperativa è la cosa più bella che possa capitare, quando la si interpreta in maniera reale, la cosa più bella che possa capitare nel lavoro. Lei prima appunto parlando dell'attività della cooperativa per quanto riguarda la zona del Lazio, ha parlato appunto di tamponi, test sierologici per individuare, no, le persone positive ed agire, e quindi a combattere appunto il virus. Ecco, proprio oggi si riapre il passaggio fra le varie regioni, quindi ci si può rispostare. Quanto è importante fare magari appunto tamponi, test sierologici, dove poterli fare? E mi permetto anche, questo virus oggettivamente non l'abbiamo ancora sconfitto. Diciamo che, come avviene in sanità, c'è quella che si dice asimmetria informativa, cioè noi che parliamo più o meno, spero, dovremmo sapere che cosa diciamo, e non ci accorgiamo a volte che chi ci ascolta potrebbe capire male. Quindi noi parliamo di cose con cui mangiamo e dormiamo ogni giorno, e quindi dovremmo essere un po' più chiari. Quindi io ho ascoltato la querelle di questi giorni, è vero che clinicamente il virus dà segnali di, fra virgolette, indebolimento, cioè c'è una clinica in giro, gli ospedali sono più vuoti, no? Questo non vuol dire che il virus sia scomparso, perché soprattutto per i giovani bisogna essere chiari. Io faccio una domanda ai giovani oggi: preferiresti avere davanti uno cattivo che dimostra di essere cattivo o uno buono che può diventare cattivo? Io preferisco il primo. Allora, il virus oggi gira, circola, ma anche per le logiche di distanziamento che abbiamo adottato, per i mezzi di protezione, anche la quantità virale che si trasmette è inferiore, per cui anche l'esito clinico è più lieve rispetto ai primi casi in cui c'era una diffusione così importante. Poi è vero anche che in natura i virus di solito non uccidono il proprio recipiente, perché si selezionano, purtroppo, con tanti morti, perché sono avvenuti morti, è vero, siamo in un tempo in cui ci sono i terrapiattisti,
ci sono alcuni che dicono il virus non è mai esistito. No, i morti ci sono stati con il coronavirus e anche di coronavirus, naturalmente molto di più quelli con coronavirus, però bisogna fare attenzione, perché se non continuiamo a ridurre questa trasmissione, e il buono, apparentemente buono, ritorna ad essere cattivo. Allora, se continuiamo così, andiamo bene, abbiamo anche una clinica più lieve, i reparti di terapia intensiva si stanno svuotando, ma grazie a quello che è stato fatto. Torno anche alla sua domanda, per cui è importante usare il famoso paradigma delle 3T, test, traccio e tratto. I test sono importanti, cioè andare ad individuare i soggetti positivi nella popolazione, come abbiamo fatto nel Lazio, a Nerola, a Contigliano, a Fondi, nell'RSA, è una cosa importantissima, perché tu enclavi i casi positivi, enclavi i loro contatti, dai un aiuto anche a loro stessi, perché possono essere trattati per tempo, e limiti il contagio. Il virus non cammina da solo, cammina con le persone. Quindi testare è importantissimo, anche qui, che è nel paese, i tamponi o i test rapidi sono due cose diverse. Il tampone è l'unica metodica che ti fa fare diagnosi, cioè il tampone cerca nel loro faringe il virus, la presenza del virus. I test sierologici rapidi e sierologici tradizionali, cioè per prelievo, quindi quelli col pungidito e quelli con il prelievo, individuano gli anticorpi, quindi fanno capire se un soggetto è venuto a contatto col virus. Anche qui la dinamica anticorpale si sta studiando. C'è un periodo iniziale dove uno potrebbe essere positivo e non avere ancora sviluppato gli anticorpi, quindi anche il test, che è utile soprattutto se viene ripetuto. Io penso alle classi di lavoratori, cioè noi abbiamo in cooperativa un protocollo che consente di ripetere il test ogni 14 giorni. Ripetendolo si capisce se in quella popolazione c'è stato contatto col virus, se ci sono gli anticorpi, e quindi si cerca poi di intervenire sempre per fare diagnosi tramite il tampone. Il tampone si fa negli ospedali e nei centri autorizzati dalla regione. I test sierologici rapidi col pungidito o venosi possono essere fatti nei laboratori autorizzati o nelle aziende, perché il datore di lavoro col medico competente ha questa possibilità. Quindi fare i test è importantissimo, perché dà la sensazione di come si sta sviluppando il traffico. Faccio l'esempio di prima: il virologo guarda il motore, il meccanico, il pilota guarda la malattia come si sviluppa, il traffico lo guarda l'epidemiologo. Ecco, i test dal punto di vista epidemiologico sono essenziali. Assolutamente. Io la ringrazio per essere stato insieme a noi, per averci aiutato a capire un po' di più il periodo che stiamo vivendo, questa nuova fase, anzi, che stiamo affrontando, e averci, insomma, ecco, anche raccontato e illustrato meglio proprio l'attività di OSA della cooperativa, e insomma l'importanza del vostro ruolo in questo periodo, e non solo in questo periodo, direi. Grazie infinite. Sono io che ringrazio voi per questa opportunità, non è solita, diciamo, quindi sono molto grato. Grazie. Grazie, buon lavoro. Arrivederci. La puntata finisce qui. Scusate, ho perso un attimo le parole, ma perché ci sono tante cose su cui riflettere, tante cose, insomma, ecco, a cui guardare, da poter mettere in pratica. Ognuno di noi può fare la sua parte. Non sottovalutiamo appunto il momento, bisogna essere positivi, guardare sì con uno sguardo appunto bello al futuro, ma teniamo duro, continuiamo a rispettare le regole che ci sono state date, cerchiamo quindi distanziamento, portiamo la mascherina. Non ci dicono di non vivere, viviamo pure, però insomma, ecco, con questi concetti ben precisi. Il virus esiste ancora, e quindi
cerchiamo di fare ognuno la nostra parte e poi potremo riprendere e ritornare proprio a una nuova vita e a una nuova fase, oserei dire. Grazie per essere stati insieme a me questo pomeriggio. Vi do appuntamento ovviamente domani, sempre alle ore 15, sempre sui canali Facebook di Fan Week, Eventi Fan Week Roma, LOL News e anche Eventi Fan Week Milano. Ringrazio ovviamente il mio ospite, la redazione che ha sostenuto tutta questa puntata, ovvero Marta Volterra e Alessandra Zoi, HK4 che produce il format. Noi ci vediamo domani, grazie a tutti quanti voi che siete stati con me. Ciao!